È già stata ribattezzata come la Corsa di San Domenico, il secondo trofeo comune di Castelpizzuto, gara podistica organizzata dalla SD Running e Pentria in collaborazione con il Comune e la Proloco, disputata tra 59 atleti, uomini e donne, di varie società sportive del Molise, della Campania e del Lazio. Iscrizioni in aumento del 20% rispetto allo scorso anno, sebbene le incerte previsioni meteo abbiano spinto diversi podisti anche dalla Puglia, a desistere all'appuntamento ben architettato nel borgo matesino. Forse un miracolo del copatrono San Domenico, celebrato nella stessa giornata l'inaspettato sole che si è alternato con qualche goccia d'acqua, persino gradevole ai gareggianti. Con buona pace del sindaco Carla Caranci, che ha voluto riportare in auge un'antica tradizione, ma in chiave moderna. Il giorno di San Domenico, nel pomeriggio, si facevano comunque dei giochi in piazza. Quindi l'idea è nata così, di replicare, anche se in veste più moderna, questo tipo di tradizione rinnovata, ma sicuramente importante anche per far conoscere il nostro territorio. Per gli uomini il tabellino tecnico ha evidenziato la netta affermazione del campobassano Gabriel Tamaro dell'Atletica Venafro, arrivato al traguardo con il tempo di 43 minuti e 43 secondi, seguito da Maurizio D'Andrea, cuore di Castel di Sangro, con appena 2 minuti di ritardo. Purtroppo vengo da un lieve infortunio, quindi piano piano sto recuperando, ho cercato di partire ho cercato di gestire la gara nei primi chilometri, poi nella seconda parte ho visto che ne avevo e sono andato in progressione e sono riuscito a vincere.